per quello che tu hai fatto e che stai facendo nella nostra Chiesa. Noi ti ringraziamo anche per quando una coppia nuova si forma, quando una nuova famiglia si forma nella tua Chiesa, perché sappiamo che tu stai portando avanti la tua opera e noi vogliamo lodare e ringraziare il tuo nome anche per questo, per quello che tu farai, per i figli che tu darai a questi nuovi giovani, a queste nuove famiglie, e per come tu porterai avanti la Chiesa, come stai portando avanti i giovani in questa Chiesa. Grazie Signore, nel nome di Gesù ti lodiamo e ti adoriamo. Amen. Trovato, il tuo amore è sempre con me, tu non
tuo amore è sempre con me, più alto è più grande e più profondo, ed io so, sì lo so, comunque andrò. Oh, perché sei degno, degno di un amore. Tu sei degno di adorazione, mio Dio Redentore, mio Re Consolatore. Tu sei mio Padre, Dio da te, Signor, il mio cuore, la mia vita e adorazione. Ti amo in verità e confido in te, l'anima mia. Sei degno, degno di ogni onore. Tu sei degno di adorazione, mio Dio Redentore, mio Re Consolatore. Tu sei mio Padre, Dio
fino alla fine. Segui Gesù, non ti vergogni mai, anche se ti costerà, vivi per lui, non ti fermare, segui Gesù. Gesù, figliolo di Dio, nostro Signore. Fino alla fine, tu segui Gesù, non ti vergognare, anche se ti costerà. Gesù, figliolo di Dio, nostro Signore. Sì, Signore Gesù, alleluia. Vogliamo seguirti, Signore Gesù, alleluia. Vogliamo seguirti, Signore, fino alla fine, Signore. Alleluia. È un guadagno per noi seguirti, Signore. È un guadagno per noi stare vicino a te, Signore. Perché possiamo richiamare, Signore, tutti i benefici che noi abbiamo bisogno, Signore. Grazie, Gesù, alleluia. Grazie per queste promesse, Signore, che tu ci fai, Signore. Grazie perché diventa realtà nella nostra vita se noi siamo vicino a te, Signore. Grazie, Signore Gesù, alleluia. Oh, meraviglioso Padre, alleluia. Sì, Signore, vogliamo continuare a lodarti, Signore, a ringraziarti per il bene che tu ci fai, Signore. Stare vicino a te, Signore. Gloria, 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 alleluia. Grazie, Gesù, alleluia. Oh, Padre, alleluia. Facci innamorare ancora di più di te, Signore. Facci innamorare di te, Signore Gesù. Gloria, gloria, alleluia. Finché ci possiamo svuotare, Signore, lodando e glorificando il tuo nome, Signore. Gloria, 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 alleluia. Grazie, Gesù, alleluia. Oh, meraviglioso Padre. Nostra vita a te, Signore. Oh, Signore Gesù, tu sei nostro Padre. Nella tua presenza entriamo, innalziamo tanto a te. Sì, Signore. Di lode ed onore per tutto ciò che hai fatto in noi. Ci hai dato l'amor con te, ed ora noi offriamo tutta la gloria a te. Sei il Padre del creato, risorto agnello di Dio, tu sei colui che ha lasciato
adoriamo, siamo la tua innalziamo presenza, innalziamo un canto a te, siamo davanti a te, ti lode e tuo onore per tutto ciò che hai fatto in noi, ci hai dato vera vita, vita d'amor con te, ed ora noi offriamo tutta la lode a te. E sei il Padre del creato, risorto agnel di Dio, tu sei colui che ha lasciato la tomba vuota quel dì, al tuo popolo colui che ha lasciato la tomba vuota quel dì, al tuo popolo hai dato amore e libertà, ed ogni giorno e notte noi con te cammineremo, giorno e notte noi con te cammineremo, ed ogni giorno e notte noi con te cammineremo. Sì, Signore Gesù, alleluia. Sì, Signore Gesù, alleluia. Giorno e notte vogliamo camminare con te, Signore. Giorno e notte, Signore, vogliamo stare insieme a te, Signore. Gloria, gloria, alleluia. Signore Gesù, grazie. Grazie perché tu ti prendi cura di ognuno di noi, Padre. Grazie perché tu sei pieno d'amore e vuoi riversare il tuo amore sulla tua Chiesa, Signore. E noi vogliamo presentarti, Signore, la nostra Chiesa davanti a te, Signore. Signore, tu conosci ogni cosa, Padre, ma vogliamo che tu, Signore, prenda la presidenza, Signore, della nostra comunità, Signore. Che tu prenda la presidenza della Chiesa sul mondo, Signore. Affinché tu, Signore, regni, Signore. Oh, Signore Gesù, alleluia. Tu conosci quante difficoltà, Signore. Tu conosci, Signore, il mondo, Signore, come ti schernisci, Signore. Ma tu sei il nostro Padre, tu sei Dio, Signore. E noi vogliamo ringraziarti e benedirti per quel momento, Signore, che tu, Signore, ti hai fatto conoscere da ognuno di noi, Padre. Grazie, Signore, per questo privilegio che tu ci hai dato, Signore. Grazie perché tu continui a guarire le anime, Signore. I nostri cuori, Signore. I nostri corpi, Signore. Vogliamo presentarti davanti a te, Signore, i malati del tuo popolo, Signore. Vogliamo presentarti davanti a te, Signore, fratello Colangelo, Signore. Signore Gesù, stendi la tua mano, Signore. Non ci arrenderemo di supplicarti, Signore, affinché tu compi l'opera sulla sua vita, Signore. Signore, la tua mano non si è accorciata, Signore. Vogliamo pregarti, Signore, per il fratello Antonio Amoroso, Signore. Signore, tocca il suo corpo, Signore, e guarisci totalmente, Padre. E vogliamo pregarti anche per il fratello, Signore Tonino, Signore. Signore, per questo ictus che è stato colpito, Padre. Tu sei potente, Signore, di guarire, Signore, totalmente, Signore. Per questo ti prego di toccare il fratello di Antonio Amoroso, Signore. Grazie, Signore, perché tu lo farai, Signore. E vogliamo pregarti, Signore, per la tua parola, Signore, oggi, Signore. Ti chiediamo, Padre, di ungere le labbra del tuo servo, Signore, affinché possiamo ricevere, Signore, quello che tu hai preparato per ognuno di noi, Padre. E grazie, Signore, perché tu lo farai, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. E amen. Volete accomodarvi? Alleluia. Do i benvenuti a tutti.
siamo nel periodo estivo, il caldo si fa sentire fuori, ma ringraziamo Dio per l'aria condizionata che c'è dentro, che possiamo avere i benefici. Voglio chiamare i fratelli, le sorelle e i fratelli predisposti per l'offerta migliore avanti. Prende l'occasione per qualche annuncio. Il mercoledì lo studio biblico in chiesa, il venerdì la serata di preghiera. È pronto il mensile di luglio, prendete e leggete bene il versetto del mese. È molto importante. Anzi, direi di ritagliare, di fare un quadrettino e di attaccarlo alla porta, che prima di uscire o anche quanti in casa possiamo mettere in pratica queste parole. Se mettiamo in pratica queste parole, sicuramente la nostra vita cambia. La nostra vita cambia. Un po' di voce, per favore, ho già poco voce io. È la parola di Dio che ci fa cambiare la nostra vita. Non siamo noi a cambiare la parola di Dio, ma è la parola di Dio, se la mettiamo in pratica, cambiamo la nostra vita. Altrimenti non c'è nessuna differenza. E la differenza è mettere in pratica la parola di Dio. La sorella Patrizia ci guida in preghiera per l'offerta. Pace a tutti. Signore, ti prego, benedici questa offerta, oh Signore, e metti nel cuore di ognuno di noi il desiderio forte di servirti, Signore. Benedici ognuno di noi, parti dai più giovani, oh Padre, che questa sia una chiesa fervente, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Cadranno le mura, cadranno le mura, cadranno le mura, al Signor Dio potente. Cadranno le mura, cadranno le mura, cadranno le mura, al Signor Dio potente. Con la spada dello spirito nella mano, nella bocca la parola di Dio, e per il sangue di Gesù liberi sia, abbiamo vittoria in Lui. Cadranno le mura, cadranno le mura, e cadranno le mura, ma Signore Dio potente, cadranno. Qualunque difficoltà che noi abbiamo, mettendo davanti a Dio, cade ogni muro, ogni ostacolo, perché la parola di Dio è potente ancora oggi. Pastore? Alleluia, gloria a Dio. Siamo felici di trovarci qui alla fine di giugno. È vero, il periodo estivo ci priva della presenza di alcuni nostri fratelli e sorelle per il meritato riposo estivo, e noi ringraziamo Dio per questa possibilità che abbiamo. Come accennava prima il fratello Palmisano, viviamo in tempi difficili e a volte
noi vorremmo reagire, vorremmo vendicarci, vorremmo fare così quello che ci suggerisce la nostra natura. Viviamo in tempi veramente difficili. Vi rendete conto di quello che avviene nel mondo? La nostra vicina Grecia sta passando momenti difficili. I governanti vogliono lavarsi le mani, come Pilato, in un certo senso. Non vogliono assumersi delle responsabilità per quanto riguarda l'austerità, la morsa. Come si fa a uscire dalla crisi? Chiedevo stamattina a mia moglie, dopo aver sentito le notizie del giornale radio, perché le cose vanno proprio male, non hanno raggiunto un accordo e quindi la Grecia probabilmente sarà tagliata fuori dalla comunità europea, se ne uscirà o la faranno uscire. Ma perché tutte queste situazioni? Come mai una nazione non riesce a sopravvivere economicamente? A causa della corruzione. I governi precedenti probabilmente non hanno saputo amministrare bene. E quindi è terribile, perché le tasse si pagano, vero? I cittadini, anche i greci, penso che pagano, però non vogliono essere tassati di più, non vogliono accettare di fare dei sacrifici, delle sofferenze. Certo, non è che si possano spiegare queste cose in poche parole e poi non siamo all'altezza di farlo. I problemi li abbiamo anche in Italia. Cercano di rassicurarci che l'Italia non è nella stessa condizione economica della Grecia, ma sappiamo che i problemi non mancano neanche qui da noi. E che Dio abbandona i governi che si schierano contro di Lui. In questi giorni abbiamo sentito la terribile notizia che gli Stati Uniti hanno dichiarato legale il matrimonio tra omosessuali, donne con donne, uomini con uomini, possono essere riconosciuti come legalmente sposati. E questa è un'abominazione davanti a Dio. Noi ci troviamo in difficoltà. È difficile vivere in una società che mette sotto i piedi i comandamenti di Dio. Dall'osservanza dei comandamenti di Dio deriva la nostra felicità, la nostra gioia, ma anche la nostra prosperità economica. I cieli saranno chiusi, cieli di rame. Alcuni anni fa è stato pubblicato un libro da un pastore che curava la chiesa di Pensacola, dove il Signore ha sparso il suo Santo Spirito e noi abbiamo avuto la gioia di partecipare a questi incontri. Erano incontri di pentimento. La gente veniva da ogni parte del mondo. E Stephen Hill, ora andato col Signore, predicava tutte le sere un messaggio di pentimento. E la gente andava avanti, si inginocchiava, si stendeva per terra e chiedeva perdono al Signore. Noi abbiamo visto, questo è il risveglio, riconoscere il proprio peccato e tornare al Signore. E noi abbiamo bisogno di farlo. Sapete, all'inizio del cristianesimo la società non era migliore. Paolo scrive nella seconda epistola a Timoteo, al capitolo 3, sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro,
vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Quadro terribile. Cosa si può aggiungere di più? Tutte queste cose sono presenti ai nostri giorni. E la cosa terribile è che questi peccati entrano nella Chiesa del Signore Gesù Cristo. Il Signore è lasciato fuori dalla Chiesa. E in una delle lettere alle sette chiese dell'Apocalisse, il Signore è fuori dalla porta e bussa. Io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce, io entrerò da lui e cenerò con lui. È desiderio di Dio di farci stare a tavola con lui. Gesù ha preparato la colazione dopo la risurrezione. Proprio venerdì abbiamo letto quel passo dell'amore, quando il Signore chiese a Pietro se lo amava. E lui era un po' infastidito. Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Anche noi a volte diciamo di amare il Signore, ma lo amiamo davvero? Come Egli si aspetta? Il primo comandamento è questo: ama il Signore il tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Abbiamo chiesto perdono al Signore perché non lo amiamo come Egli vorrebbe essere amato. Non vuole sacrifici. Egli conosce la nostra natura, sa che siamo deboli. Ma vogliamo amarlo di più. Amen. Il fratello che accennava prima dice: non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Questo dobbiamo fare noi, in una società corrotta, amante del piacere, del denaro, più che di Dio. Noi dobbiamo brillare. Al tempo in cui è stato scritto il Nuovo Testamento e queste parole di Paolo a Timoteo, c'erano gli imperatori corrotti, i vari Nerone, Diocleziano e altri, che hanno terribilmente perseguitato il cristianesimo. Ma i credenti erano una razza a parte, non si conformavano con il mondo. È quello che dobbiamo fare anche noi oggi. Viviamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Non è facile, perché noi cerchiamo di imitare quelli che ci stanno accanto. E invece il cristiano deve essere uno che va nella strada opposta, controcorrente, deve risalire la china. Signore, ci aiuti. Ieri è stata una bella giornata. Dalle 9 di mattina siamo usciti da casa, siamo andati a Desio. C'era l'incontro dei soci delle chiese Elem, la chiesa del pastore Mazzon. Abbiamo trascorso tutta la mattinata insieme, in piacevole compagnia, lodando e glorificando il nome del Signore. Poi ci siamo recati a Lugano, perché c'era l'evangelizzazione Impact Lugano. Dio ama Lugano. Lugano è una bella cittadina, è piena di turisti da ogni parte del mondo, ed è stato bello
lodare il Signore e testimoniare dell'Evangelo. C'erano diversi gruppi, il gruppo corale della chiesa di Sesto San Giovanni ha avuto una parte importante nella conduzione della lode, e il Signore sta benedicendo questa chiesa consorella, e noi ci rallegriamo, non siamo gelosi, invidiosi, ma vorremmo che questo succedesse anche alla nostra chiesa, perché siamo stati all'avanguardia inizialmente e adesso stiamo vivendo momenti di difficoltà. Io vorrei invitare ognuno dei nostri fratelli e sorelle a pregare che il Signore cambi il clima spirituale della nostra chiesa. Vogliamo che cambi il clima spirituale, vogliamo essere più vicini al Signore. È stato annunciato l'Evangelo a livello internazionale con il pastore, l'evangelista Tomaseschi, il braccio destro dell'evangelista Rainer Bonke, Daniele Costanza e altri fratelli che hanno dato il loro contributo. 7 chiese sono messe insieme per annunciare agli abitanti di Lugano, della Svizzera, che Gesù li ama. È quello che dobbiamo fare anche noi. Gesù ama la sua creatura ed egli dice: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io darò riposo alle anime vostre. Amen. Scusate se mi sono permesso di dare questa introduzione, il messaggio lo porterà mio figlio Marco tra poco, ma ringraziamo Dio, è stata una bella giornata vissuta con i fratelli, pregando e intercedendo. Siamo tornati a casa dopo mezzanotte, con noi c'era anche il fratello De Gaetani, abbiamo convinto a restare, anche stamattina avevo un impegno in un'altra chiesa qui nella zona, e siamo felici, ci si sente bene stando con i fratelli. C'era qualche visitatore da Milano, dalla nostra chiesa, siamo stati contenti di trascorrere insieme questo periodo. È bello predicare l'Evangelo. Il mondo ha bisogno. Noi non possiamo cambiare, non possiamo trasformare gli uomini, ma possiamo annunciare l'Evangelo, la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Amen. E noi vogliamo chiedere al Signore di benedire ognuno di noi, perché un giorno il Signore giudicherà tutti gli uomini. Tutti dovranno comparire davanti al tribunale di Cristo per essere giudicati delle cose che hanno fatto. E il giudizio maggiore è di non aver approfittato dell'amore di Dio. Egli ci ha tanto amato che ha dato Gesù affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il messaggio non è cambiato, è lo stesso di quello che predicavano gli apostoli, Paolo, Pietro e tutti gli altri. E quindi Paolo diceva: io non mi vergogno dell'Evangelo, perché è la potenza di Dio. Fratelli, non facciamoci coinvolgere dall'andazzo, non facciamoci coinvolgere. Leggiamo la parola di Dio perché trasforma la nostra vita. Abbiamo bisogno di leggere la parola di Dio e di metterla in pratica. Amen. Signore ci benedica. Voglio ricordare che ci sono in libreria i CD. È un bellissimo CD fatto proprio in questi giorni dal gruppo Sorgente di Vita di Sesto San Giovanni. E ci sono solo 4 copie del libretto del fratello Daniele Costanza. E ne manderà poi altri. Amen. Marco. Gesù era solito fare domande ai suoi discepoli e alle persone che incontrava. E c'è da dire che Gesù conosceva le risposte in anticipo.
Però questo non valeva per quelli che erano insieme a lui o per quelli che, insomma, ascoltavano le sue conversazioni o che erano presenti ai suoi insegnamenti. A volte le domande di Gesù avevano lo scopo di mettere alla prova o la fede o i pensieri o il cuore, come quando prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci disse a Filippo: dove compreremo del pane perché tutta questa gente ne abbia da mangiare? E il versetto successivo dice: diceva così per metterlo alla prova. Gesù sicuramente sapeva quello che avrebbe fatto, voleva vedere quale sarebbe stata la reazione di Filippo. O a volte le domande di Gesù rivelano un bisogno, una necessità, come quando al cieco Bartimeo che gridava: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, alla fine fu chiamato questo cieco e Gesù gli disse: che cosa vuoi che io ti faccia? Perché questo bisogno fosse rivelato, fosse reso palese. E il cieco rispose: Rabuni, maestro, che io recuperi la vista. O a volte le domande di Gesù rivelavano una motivazione del cuore, una motivazione nascosta, come quando i farisei iniziarono a nutrire dubbi sull'autorità di Gesù e volevano così fargli delle domande per farlo cadere in trappola. E Gesù disse loro: da dove veniva il battesimo di Giovanni? E allora i farisei ragionarono: se diciamo così, allora vuol dire che non crediamo, se diciamo così la gente si rivolterà contro di noi, quindi dicono: non lo sappiamo. E allora Gesù rispose: va bene, visto che non lo sapete, allora neanch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose, perché Gesù conosceva. Quindi le domande di Gesù sono molto importanti, perché hanno sempre uno scopo. O a volte, come è stato ricordato anche venerdì, abbiamo letto la domanda che Gesù rivolse a Pietro alla fine del capitolo di Giovanni, quelle domande che avevano lo scopo di riconciliare la relazione tra Pietro e Gesù. Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Mi ami? E per ben tre volte Gesù chiese a Pietro se lo amasse, proprio perché fosse riconciliato col suo Signore. Le domande possono avere la funzione di uno specchio, rivelano. Quando ci guardiamo in uno specchio, riflettiamo sulla nostra condizione. Le domande dovrebbero avere questo scopo, hanno questo scopo di farci riflettere, di farci guardare un po' più in profondità. Qualcuno ha detto: la qualità della domanda che poniamo determina la qualità della risposta che riceveremo. E quindi non dovremmo mai considerare banali le conversazioni di Gesù, dovremmo sempre guardarle con attenzione. Ed è il caso del testo che consideriamo oggi. Può sembrare una domanda banale quella che Gesù rivolge a questa persona, ma c'era uno scopo e cercheremo di considerarlo insieme. Questo episodio che consideriamo, che si trova nel Vangelo di Giovanni, parla della seconda visita di Gesù a Gerusalemme. Durante la prima visita Gesù si era recato al Tempio. Il capitolo 2 di Giovanni ci riporta come Gesù fosse andato a Gerusalemme ed entrato nel Tempio, vista qual era la condizione, la situazione, decise di fare piazza pulita. Era un vero e proprio mercato, gente che vendeva, animali, di tutto. Alla fine Gesù decise di cacciare tutti dal Tempio. Quello non era questa la condizione che avrebbe dovuto avere il Tempio, non era questo quello che avrebbe dovuto esserci all'interno del Tempio. La seconda visita di Gesù a Gerusalemme rivela che Gesù non si recò nuovamente al Tempio, forse quello che aveva visto era sufficiente, ma si recò da un'altra parte. Andiamo a prendere il capitolo 5 di Giovanni. E leggeremo i primi 9 versetti, quindi capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, leggeremo i versetti da 1 a 9. È sicuramente un testo familiare, un episodio conosciuto, ma
Vogliamo soffermarci in particolare sulla domanda che Gesù fece a quest'uomo. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Ora questa parte, la fine del versetto 3 e il versetto 4, sembra non fossero presenti nei testi originali, quindi sembrano quasi un'aggiunta per spiegare quello che queste persone facevano alla vasca di Betesda. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo, che giaceva, e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Quindi è la seconda visita di Gesù a Gerusalemme. Decide di non recarsi al Tempio, ma si reca presso questa vasca. Gesù va in piscina, non perché era una bella giornata, che voleva passare una giornata a rinfrescarsi, ma va presso questa piscina che aveva questo nome particolare. La traslitterazione di questo nome greco significa casa di misericordia. Presso questo luogo di misericordia, dove si riteneva che avvenisse qualcosa di speciale, si radunavano infatti gli infelici di Israele, tutti quelli che avevano un bisogno, i ciechi, gli zoppi, i paralitici, perché speravano di poter guarire dalle loro malattie. Questa piscina ha quindi un certo collegamento, questa vasca ha quindi un certo collegamento col Tempio. Il Tempio era a pochissima distanza da questa vasca. E sono collegati questi luoghi proprio in virtù di quello che Gesù scelse di fare. Da un lato c'è il Tempio, che era il luogo dove si radunavano i capi religiosi, il luogo del potere, il luogo dove però c'era la sopraffazione. E dall'altro lato, a poca distanza, c'era questa vasca, questa piscina dove si radunavano appunto i bisognosi, la casa del popolo, il luogo dove si riuniva il popolo, dove si riunivano i sofferenti, quelli che erano oppressi. E c'è quasi un contrasto. C'era una festa, il versetto 1 che abbiamo letto dice: dopo queste cose ci fu una festa dei giudei. Quindi c'era una festa a Gerusalemme. Questo stona, questo luogo di sofferenza, questo luogo di oppressione, questo luogo di bisogno, stona con la festa che probabilmente si svolgeva a poca distanza nel Tempio. Quindi il Tempio è il luogo della festa, del formalismo religioso, della celebrazione, un po' fine a se stessa, vuota, che non aveva niente della vera adorazione. Dall'altro, a poca distanza, il luogo della sofferenza, il luogo del bisogno. Nel Tempio si fa festa probabilmente per onorare Dio, ma Dio è assente, Dio non è presente. Quando si organizza una festa, ma senza il festeggiato. E che festa è? Una festa che aveva lo scopo di celebrare Dio, ma Dio non era interessato a essere in quel luogo, perché Dio non era presente, perché i cuori delle persone erano altrove. Non era una festa col vero desiderio, il sincero desiderio di onorare, una vera manifestazione di amore per Dio. Era una forma pura di religiosità, una religiosità esteriore, fatta di regolamenti, fatta di mostrare qualcosa agli altri. E Gesù non era interessato a questo, difatti non si reca al Tempio per prendere parte alla festa, ma si reca lì, dove ci sono le persone, perché Gesù non è interessato ai luoghi, Gesù è interessato alle persone.
bello sapere che Dio è interessato alla mia vita, Dio è interessato alla tua vita. E viene proprio lì dove noi siamo, viene proprio a trovarci, lì dove ci troviamo, perché Gesù è interessato alla nostra vita. Non è indifferente, la Bibbia ci rivela la compassione di Gesù. E questo testo ci rivela la compassione, il desiderio di Gesù di prendersi cura dei bisogni delle persone, di far conoscere alle persone stesse la realtà del bisogno, la grandezza del bisogno, la necessità di un cambiamento. Anche in mezzo a una folla numerosa, Gesù è in grado di vederti. Anche in mezzo al numero di persone che siamo, Gesù ti guarda, ti vede, perché ti conosce, perché ti ama, perché desidera avere cura della tua vita. È proprio come in questo numero elevato di persone presenti a questa vasca, Gesù si reca dritto, spedito da questa persona. Un gran numero di infermi, di zoppi, di ciechi, di paralitici. E là c'era un uomo che Gesù aveva deciso di incontrare, perché Gesù è interessato alla nostra vita. E Gesù desidera rivelarsi giorno dopo giorno alla nostra vita in maniera diretta, in maniera personale. Questa vasca aveva qualcosa di insolito. Per i giudei era diventato un luogo sacro. Una meta importante, che apparentemente era alimentata questa vasca da un corso d'acqua, e in alcuni periodi questa acqua veniva rimescolata e quindi si creava questo agitamento delle acque, e si credeva che fosse un angelo ad agitare queste acque. Allora c'era questa credenza, la Bibbia non riporta che siano avvenuti miracoli, ma probabilmente la tradizione che affermava questo. E le persone credevano a questa tradizione, un angelo di tanto in tanto agitava queste acque, e il primo, come se fosse una lotteria, c'è un solo vincitore, come se la grazia di Dio potesse essere limitata ad una sola persona. Il Signore desidera benedire una sola persona per i prossimi 5 anni, questo sarebbe assurdo. Con le qualità di Dio, con la sua manifestazione d'amore perfetto, c'era questa lotteria. Il primo che si tufferà in quest'acqua sarà guarito. E quindi giorno dopo giorno questi malati si recavano, si facevano portare presso questa vasca, perché speravano che l'acqua si agitasse, speravano di poter essere i primi a tuffarsi nell'acqua, sperando di poter essere guariti. Era tutto un continuare a sperare su qualcosa che sarà vero, non sarà vero, si dice che. Era come una specie di Lourdes per i giudei del tempo. Un'acqua miracolosa, un'acqua che può guarire, un'acqua che può cambiare la nostra condizione. Ed è curioso il fatto che Gesù stava arrivando a Gerusalemme dopo essere stato in Samaria. Il capitolo 4 di Giovanni ci rivela che Gesù era stato in Samaria presso Sicar, il pozzo di Sicar, dove aveva avuto quell'incontro con quella donna samaritana che si era recata al pozzo per attingere acqua. E Gesù rivela: io ho un'acqua da dare, un'acqua per la quale chi ne berrà non avrà mai più sete. Rivela che lui stesso era l'acqua della vita, quell'acqua è in grado di cambiare la nostra esistenza. Chi beve dell'acqua che io gli darò, viene riportato in Giovanni 4,14, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Questa piscina, l'attenzione dei malati era concentrata sull'acqua. Facciamo attenzione, perché se l'acqua si muove, se l'acqua si agita, dovremmo tuffarci dentro. Un'attenzione rivolta all'acqua, ma lì c'era Gesù, l'acqua della vita. Abbiamo detto che le conversazioni di Gesù sono importanti. Gesù arriva in questo luogo e la sua attenzione viene diretta ad un malato. E potremmo chiederci, rileggendo il versetto 6,
il perché di quello che Gesù disse. Il versetto 6 dice: Gesù vedutolo, Gesù arriva in questo numero, in questa vasca dove c'era questa folla di persone bisognose, vede quest'uomo, vedutolo che giaceva, quindi riconobbe la condizione in cui era, e sapendo che già da lungo tempo stava così, quindi Gesù in maniera soprannaturale poteva conoscere qual era la vita di quest'uomo, sapeva da quanto tempo era lì presso la vasca, da quanto tempo ogni giorno viveva sperando di poter vedere agitarsi l'acqua, di poter riuscire in qualche modo ad entrare nell'acqua e sperando di poter essere guarito. E ci possiamo chiedere, ma se Gesù conosceva e poteva conoscere in maniera soprannaturale la vita di quest'uomo, riconobbe che era un paralitico, riconobbe che era nel luogo dove ci si aspettava la guarigione, riconobbe o poteva conoscere il perché era lì, ci stupiamo nel sentire questa domanda: vuoi guarire? Gesù, dai, basta fare 2 più 2, è un paralitico, è lì dove ci si aspetta che i malati vengano guariti, è logico che vuole guarire. Perché questa domanda? Gesù è scontato che voglia guarire, per quale altra ragione potrebbe trovarsi in questo luogo? Per quale altra ragione sarebbe presso la vasca? Certo che vuole guarire. La domanda non è così superficiale come sembra. Era una domanda molto seria. Quest'uomo era stato infermo, probabilmente appunto paralitico, per 38 anni. 38 anni sono tanti. 38 anni infermo. La sua condizione ormai era diventata la sua vita. Questa era la sua vita, quella di un infermo, di un paralitico che non poteva provvedere a se stesso e che per tutta la vita era dipeso dall'aiuto degli altri, era dipeso dalla benevolenza, dalla compassione degli altri. Probabilmente c'era qualcuno che lo portava lì la mattina, qualcuno che lo veniva a prendere la sera, qualcuno che gli dava di che mangiare, qualcuno che gli dava qualche moneta per poter vivere. Quindi questa era la sua condizione, dipendere dall'aiuto, dalla compassione degli altri. Questa era la sua vita e non riusciva più a vedere probabilmente altre opzioni. Infatti non riesce neanche a rispondere alla domanda di Gesù. Ci saremmo aspettati, certo Signore, certo, straniero, chiunque tu sia, sono qui apposta perché desidero guarire. Ogni giorno mi alzo con la speranza di poter guarire, di poter camminare da solo. Ogni giorno quando me ne vado da qua non vedo l'ora di poter ritornare sperando di poter entrare in quell'acqua miracolosa, sperando che la mia condizione possa cambiare. Ci saremmo aspettati questo tipo di risposta. Sì, certo che voglio guarire, a qualunque costo, è la cosa che desidero di più. Quale fu la risposta di quell'uomo? Ecco, vedi, Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. Ecco, vedi, Signore, non è colpa mia. Anziché rispondere, cerca di trovare delle scuse. Vuoi guarire? Sì, no. Vuoi guarire? Ecco, vedi, non è colpa mia. Perché io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. No, no. Non è questa la domanda che ti ho fatto. La domanda che ti ho fatto è: vuoi guarire? Ecco, vedi, non capisci. Il problema non sono io. Il problema è che quando io cerco di andare, qualcun altro ci entra prima di me, quindi non è colpa mia. Non è mia responsabilità. Questa era la condizione di quell'uomo. Dipendere dagli altri, non assumersi la responsabilità, perché questo era diventato il suo stile di vita. Vivere sulla responsabilità degli altri. E tutta la sua vita era un cercare di trovare altrove una responsabilità, una scusa per la sua condizione. Se non sono guarito è perché non ho nessuno che mi aiuti. Se non sono guarito è perché qualcuno entra prima di me nella vasca, quindi non è colpa mia. La mia condizione non è colpa mia. E questo potrebbe farci riflettere.
perché molte volte potremmo anche noi entrare in questo circolo vizioso. Se sono così, se sono in questa condizione, è colpa degli altri. È perché le altre persone mi feriscono, è perché le altre persone mi danneggiano, è perché gli altri non mi rispettano, è perché gli altri mi fanno questo. Ma Gesù non ci chiede qual è la nostra relazione con gli altri. Gesù ci fa una domanda specifica. Vuoi guarire? Vuoi cambiare la tua condizione? Desideri essere ristabilito? Desideri recuperare la tua piena integrità? E non possiamo andare dicendo, ecco Signore, non è colpa mia, non è mia responsabilità, è per quello, è per quello, è per quell'altro, è per il tempo, è perché piove, è perché nevica, è per l'autobus. Non possiamo vivere così, cercando scuse, cercando responsabilità. Gesù gli voleva dire, sei veramente serio nel voler guarire? È questo che veramente vuoi? Sai che cosa significherà sai cosa significherà guarire? Sai cosa significherà quando la tua condizione cambierà? Che non potrai più dipendere dagli altri. Che non potrai più dipendere dalla compassione, dalla benevolenza degli altri, ma dovrai camminare sulle tue gambe, dovrai assumerti le tue responsabilità. Sei veramente serio nel voler cambiare? Proprio come Gesù vide quell'uomo, allo stesso modo vede le nostre vite, che a volte sono paralizzate dai problemi, dalle difficoltà, dalle circostanze o dal peccato. E se ci rivolgesse la stessa domanda, se Gesù stamattina ti rivolgesse la stessa domanda, puoi cambiare la tua condizione? Che cosa risponderesti? Sì, sono pronto a cambiare. Sono pronto ad assumermi le responsabilità di questo cambiamento. Sono pronto a fare quello che è necessario per essere ristabilito, per ritornare alla mia integrità, per essere liberato da questa condizione. Sono pronto ad assumermi le mie responsabilità. Oppure porteremo delle scuse. Spesso diciamo, e sicuramente con un desiderio sincero, che non siamo soddisfatti della nostra condizione spirituale. Ci lamentiamo, Signore, se solo avessi più amore per te, se solo riuscissi a servirti meglio, Signore, se solo riuscissi ad avere uno stile di vita diverso, se solo riuscissi a vincere contro queste tentazioni, contro questo peccato, contro questi vizi che mi dominano, se solo riuscissi ad essere diverso, se solo riuscissi a cambiare, se solo riuscissi a gestire il mio tempo in maniera diversa, forse le cose andrebbero meglio. Ma davanti alla prospettiva di cambiare, il più delle volte rispondiamo con delle scuse. Ecco, vedi, Signore, il problema è che non sono veramente io il problema. Il problema è che in questa chiesa non c'è amore. Il problema è che le persone non sono consacrate come dovrebbero. Ma Gesù non ci sta chiedendo questo. Gesù ci sta chiedendo, tu, che cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi cambiare? Vuoi guarire? Vuoi essere ristabilito? E non possiamo presentarci davanti a Lui con delle scuse. Dovremmo rispondere, sì, Signore, lo voglio e questo è il mio desiderio. Voglio assumermi le responsabilità, voglio essere consapevole pienamente, voglio essere serio. Perché non possiamo dire, Signore, voglio cambiare, Signore, cambia la mia vita, e poi non pensare di essere seri con quello che Dio vuole fare. Ci lamentiamo a volte che Dio non sia serio, magari. Signore, ma tu avevi promesso che questa cosa sarebbe cambiata. E ci lamentiamo del fatto che il Signore non intervenga per tempo, che le cose non cambino, che il Signore magari non si prenda cura della nostra vita come dovrebbe. E quindi ci lamentiamo, Signore, tu dovresti essere serio, fedele alla tua parola. E il Signore ci dice, e tu sei serio nel voler essere cambiato? Sei serio nel voler guarire? Sei serio nel voler essere trasformato? Sei serio per quanto riguarda le cose che mi riguardano? Troppo spesso rimaniamo attaccati a queste cose che ci paralizzano e ne facciamo come delle stampelle. Ormai questa è la mia condizione di vita, questa è la scusa che mi porto dietro. Ci sono queste stampelle che ci portiamo dietro come una scusa da poter produrre a Dio. E Signore, non vedi queste ferite che mi hanno fatto? Signore, non vedi questi torti che ho dovuto subire? Signore, non vedi
che quella persona non mi ha mostrato rispetto, Signore, non vedi che quella persona non mi guarda, o la mancanza di voler perdonare, tutte queste cose che possiamo portarci dietro come delle scuse, come delle stampelle, perché la nostra vita rimanga così com'è. Come possiamo aspettarci che Dio intervenga veramente nella nostra vita? Gesù avvicinò a quest'uomo e gli disse: ma vuoi veramente guarire? Desideri veramente guarire? Sai che cosa significa recuperare l'uso delle gambe? Sai che cosa significa avere autonomia? La tua vita dovrà cambiare, che non potrai farti portare ancora qui tutte le mattine alla vasca, o non potrai rimanere a elemosinare tutto il giorno. La tua vita dovrà cambiare. Sei sicuro di voler guarire? Quest'uomo non era sicuro di voler guarire. Quest'uomo non era convinto. Ma Dio è compassionevole. Dio è misericordioso, Dio è giusto. Dio non ci tratta secondo la nostra condizione o secondo quello che meritiamo. Difatti, forse potrebbe essere l'unico caso in cui il Signore agì, o uno dei pochi casi in cui il Signore agì senza la presenza di fede nel suo interlocutore. Il versetto 8 dice: Gesù gli disse. Quindi quest'uomo non aveva risposto nella maniera corretta, non aveva mostrato un vero desiderio di voler essere cambiato, di voler guarire. Ma Gesù lo stesso gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu guarito. E poi prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Quindi sembra quasi che il Signore lo abbia guarito e poi quest'uomo si sia alzato prendendo il suo lettuccio e iniziando a camminare. Sappi che la tua vita dovrà cambiare, non avrai più scuse. Questo è un episodio strano perché, leggendolo attentamente, ci aspetteremmo una reazione diversa. Quest'uomo per 38 anni era vissuto in questa condizione. Ora io non so da quanto tempo tu aspetti qualcosa che accada nella tua vita, qualcosa che magari aspetti da tanto tempo. Ma io credo che se si avverasse qualcosa che desideriamo da tanto tempo, io credo che non potremmo contenere la gioia. Non potremmo contenere l'entusiasmo, l'eccitazione, il ringraziamento. Cioè, questo episodio stona con le altre guarigioni che vediamo compiute da Gesù, o anche con l'episodio di Atti 3, di quello zoppo che viene guarito da Pietro e Giovanni, che iniziò a saltare lodando Dio e che si teneva stretti Pietro e Giovanni. Siete quasi le persone che hanno cambiato la mia vita, rimanete con me, saltando, lodando Dio, gridando, festeggiando. Quest'uomo sembra quasi che abbia ricevuto un torto, più che un miracolo. Quest'uomo si alza mestamente, prende il suo lettuccio e vediamo che di lì a poco nuovamente ha la possibilità di dimostrare che c'è qualcosa di nuovo. Incontra dei giudei, era il giorno di sabato, e logicamente i giudei stessi, anziché rallegrarsi: tu non sei quello che è tutte le mattine, tutto il giorno lì presso la vasca, anziché riconoscere la guarigione di quest'uomo, dissero: dove stai andando? Che giorno è oggi? È sabato. Che fai col tuo lettuccio in mano? Notate la risposta di quest'uomo. La sua vita non era per nulla cambiata. Ecco, vedete, non è colpa mia. È quell'uomo che mi ha guarito, che mi ha detto di prendere il mio lettuccio. Non è colpa mia. Questa era la reale condizione di quest'uomo. Ogni cosa era una scusa. Lui non aveva nessuna responsabilità. La sua vita era un continuo cercare scuse, un continuo cercare un altro responsabile, un altro colpevole. E questo è pericoloso quando lo applichiamo alla nostra vita. Se la mia condizione è così, è per colpa di quello, per colpa di quello, perché il Signore non interviene, perché... Non è questo che il Signore ci chiede. Sei veramente serio nel voler amarmi, nel volermi servire, nel volermi conoscere? Quest'uomo era stato guarito e neppure conosceva il nome del suo guaritore. La prima cosa che uno dovrebbe fare: ma chi sei? Voglio sapere tutto di te, voglio sapere da dove vieni, perché sei qui, dove andrai, perché voglio raggiungerti, voglio venirti a trovare.
Quest'uomo neanche gli aveva chiesto chi sei. Quando gli fu chiesto: chi è l'uomo che ti ha detto di prendere il tuo lettuccio e di tornartene a casa? Boh, non lo so, non lo conosco. Che dire di quei credenti che da tanti anni vengono in chiesa, ogni giorno magari, ogni domenica, per anni vengono in chiesa, eppure non conoscono Gesù? Chi è colui che ti ha guarito? Boh, non lo conosco. Poco dopo vediamo che è Gesù ad andarlo a cercare. La legge prescriveva che le persone si presentassero al Tempio e Gesù sapeva dove l'avrebbe trovato. Gesù lo trova nel Tempio, leggiamo al versetto 14 dello stesso testo. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. Ora, questo non significa che le malattie sono sempre associate al peccato, no. E non sappiamo nello specifico a che cosa si riferisse Gesù quando menziona il peccato, che probabilmente regnava o avrebbe potuto regnare nella vita di quest'uomo. Ma gli dice una cosa importante. Dice: se non sei disposto veramente a cambiare, se non sei disposto a lasciare quelle cose che ti paralizzano, sappi che non c'è niente che ti potrà salvare. Sappi che non c'è niente che potrà cambiare la tua condizione. Il Signore ci mostra la sua misericordia, il Signore ci mostra la sua benevolenza. E noi andiamo avanti quasi come se tutto dovesse provenire da Lui. Certo, è vero, ogni cosa buona che abbiamo proviene da Lui, ma noi che parte abbiamo in questo? Qual è la nostra responsabilità in questa relazione? Gesù sta dicendo, e dice anche a noi, se non sei disposto veramente a cambiare, non c'è nient'altro che io posso fare per te. Gesù l'aveva già guarito, ma quest'uomo sembrava non voler cambiare la sua condizione. Sembrava continuamente essere focalizzato sul trovare delle scuse, sul trovare delle responsabilità. E il Signore ci dice la stessa cosa. Se veramente vuoi che io agisca nella tua vita in maniera radicale, sappi che hai una responsabilità. Sappi che sei responsabile. Perché io ti mostro la mia grazia, ti mostro il mio amore. Ti mostro quali sono gli strumenti che hai a disposizione. Ti mostro qual è la via da seguire. Ma se poi tu scegli di fare qualcos'altro, la responsabilità sarà tua. Abbiamo la possibilità di vivere, di godere di tutti i benefici di questo meraviglioso Signore, misericordioso, fantastico, Gesù che ci ama, che si prende cura della nostra vita e che è lì, che ci vede in mezzo alla folla, che ci riconosce ovunque siamo, anche in mezzo al numero più alto di persone, ci riconosce, sa chi siamo, sa che cosa passiamo, sa qual è il nostro desiderio, sa che cosa speriamo, ma ci chiede soltanto di essere seri. Sei veramente serio nel voler guarire? Sei veramente serio nel voler cambiare? Sei veramente serio nel volermi servire, nel volermi amare? Basta vivere cercando delle scuse. Basta vivere cercando in altri le responsabilità. Perché Gesù vede la nostra condizione, Gesù ci conosce. E a volte se Gesù non interviene dovremmo chiederci: Signore, ma sono veramente serio quando dico che vorrei avere più tempo da trascorrere con te? In fondo sono io che gestisco il mio tempo. Se dipende soltanto da me, posso organizzarmi in maniera diversa. Dico: Signore, vorrei conoscerti di più. Ok, da chi dipende? Da Gesù che non si fa conoscere o da me che non trovo tempo per leggere, per stare in sua presenza, per pregarlo,
per passare del tempo in comunione, da chi dipende? Di chi è la responsabilità? Chissà quante cose Gesù vorrebbe fare, chissà quante cose Gesù desidera voler portare nella nostra vita, ma aspetta soltanto di vedere la nostra decisione. Alzati, prendi il tuo lettuccio, dimostra di voler essere serio, dimostra di voler veramente cambiare, dimostra che sei pronto ad una nuova vita, costi quello che costi, dimostra, io sono qui, voglio veramente intervenire nella tua vita. Gesù vede la nostra miseria, Gesù vede la nostra condizione, ed è per questo che ci ama, che ci raggiunge, è per questo che ci ha scelti ancora prima che noi potessimo conoscerlo. Lui era già lì, pronto ad abbracciarci col suo amore, pronto a farci sentire il suo calore, perché desidera liberarci, darci una nuova prospettiva, perché desidera sciogliere questi legami che ci paralizzano, desidera che la nostra vita sia risollevata totalmente. Basta stare in quella condizione, è tempo che tu ti alzi, è tempo che tu prenda coscienza delle responsabilità che hai, è tempo che questa condizione non dipende da me, ma da quello che tu non sei disposto a fare. Gesù vuole scegliere i legami che ci paralizzano, vuole sciogliere questi legami che ci paralizzano. Siamo veramente seri nel voler cambiare, siamo veramente seri nel voler lasciare tutto alle spalle e dire: Signore, desidero veramente una nuova vita, voglio veramente vivere nel potenziale che tu mi hai donato, perché questa non è vita, non ci viene detto se quest'uomo si pentì, non ci viene detto nulla se non che quest'uomo, dopo l'incontro con Gesù nel Tempio, se ne andò, viene detto al versetto 15, e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Ora ci sono due possibili interpretazioni. Se vogliamo essere buoni, possiamo dire che quest'uomo andò dai giudei per manifestare, per dire: la persona che mi ha guarito è Gesù, e forse dovreste conoscerlo anche voi, forse dovreste passare del tempo in sua compagnia. Questa potrebbe essere la prospettiva benevola, ma c'è un'altra prospettiva, quella più maliziosa. In precedenza quest'uomo era stato chiesto: chi è che ti ha dato questo permesso, che ti ha ordinato di prendere il tuo lettuccio in giorno di sabato? Forse quasi a dire: vogliamo saperlo, perché questa persona deve essere redarguita, deve essere rimproverata, deve essere ammonita o qualunque cosa sia, o deve essere espulsa dalla sinagoga. E quindi la prospettiva maliziosa è che questa persona andò a denunciare quasi Gesù dai giudei. Quello che mi ha guarito è stato Gesù, è lui che mi ha detto, andate da lui, è sua la colpa. Però non c'è menzione di pentimento, non c'è menzione di perdono, non c'è menzione di adorazione. A differenza di quello che avviene qualche capitolo più tardi in Giovanni 9 con quel cieco che viene guarito in maniera miracolosa, che definì Gesù un profeta, che interrogato più volte dai farisei gli disse: volete diventare voi stessi i suoi seguaci? E per la sua fede, per il suo difendere, Gesù fu cacciato fuori. E alla fine, quando Gesù gli si rivelò nel Tempio, Giovanni 9 dice che lo adorò. Qua vediamo qualcosa di diverso, non c'è nessun segno di tutto questo, quindi non sappiamo quale sia stata la scelta di quest'uomo, non sappiamo se abbia deciso veramente di cambiare la sua vita o se se ne sia andato così come Gesù l'aveva trovato. Ma la cosa importante è: Gesù ci trova oggi, si accosta alla nostra vita e ci dice la stessa cosa. Sono qui perché voglio cambiarti, sono qui perché ho tante cose in serbo per te, ma voglio vedere quanto sei serio nelle cose che mi riguardano, quanto sei serio nel volermi servire, nel volermi amare. E non è il venire in chiesa. Potremmo dire: beh, in fondo Gesù lo trova nel Tempio. Potremmo dire: beh, se sono qui in chiesa, è domenica, sono qui in chiesa, quindi è scontato, no, che io voglia servire il Gesù. Ma non è così scontato. Non possiamo
dire con certezza che tutti quelli che vengono in chiesa, tutti quelli che vanno in chiesa, sono quei veri adoratori che Gesù cercava, che Gesù, di cui Gesù parla nel capitolo 4 di Giovanni. Io cerco veri adoratori, coloro che mi adorino in spirito e verità. Magari fosse così, che tutti quelli o tutti noi che ci rechiamo in chiesa di volta in volta siamo veri adoratori. È questo certo che Gesù cerca, ma non è solo per il fatto di essere, tra virgolette, nel luogo giusto o il giorno giusto che fa di noi dei salvati, che fa di noi dei ridenti, che fa di noi delle persone integre o delle persone che vivono al 100% nella potenza e nella pienezza della presenza di Cristo. Quest'uomo era nel luogo dove ci si aspettava il miracolo? Sì. Era nelle condizioni di poter ricevere il miracolo? Sì. Lo voleva veramente? Non lo sappiamo. Potremmo chiederci: perché sono qui? Oggi è domenica. Perché sono venuto in chiesa? Perché è richiesto? Perché la legge della chiesa Betel richiede che si frequentino le riunioni? Perché sennò qualcuno poi mi rimprovera perché non sono presente? Perché sono qui? Che cosa cerco in questo luogo? Che cosa spero di trovare in questo luogo? Chi spero di incontrare in questo luogo? E se lo incontro, quali sono le mie prospettive? Come spero di essere cambiato? Come spero di cambiare? Gesù nel suo amore, nella sua compassione, ci dona la piena libertà. Come la utilizzeremo? Vogliamo alzarci in piedi? Padre Santo, noi veniamo davanti a te, Signore. Questo passo sicuramente ci fa riflettere, perché le tue domande non sono mai a caso, Signore. E sicuramente la domanda fatta a quell'uomo aveva lo scopo di rivelare qualcosa alla condizione del suo cuore, alla condizione della sua vita. Signore, tu quest'oggi ci fai le stesse domande, perché desideri che noi stessi prendiamo coscienza di quella che è la nostra condizione. È vero, quando leggiamo la tua parola è come guardarci allo specchio. Possiamo meditarla, possiamo cercare di guardarci in profondità. E Signore, perciò questa mattina vogliamo esaminare la nostra vita, Signore, chiedendoci: qual è la mia vera condizione, Signore? Perché sono qui questa mattina? Perché ho scelto di seguirti? Perché ti ho accettato come Signore e Salvatore della mia vita? Perché domenica dopo domenica vengo qui in chiesa, ma a volte sembra che io non sia disposto a voler cambiare, ed ogni volta mi focalizzo su quello che gli altri non fanno piuttosto che su quello che io non faccio. Signore, aiutaci ad essere sinceri nella risposta che dobbiamo darti. Non possiamo venire a te con delle scuse, dire: Signore, ho avuto paura del talento che mi hai dato. Signore, è colpa di quelli che mi circondano. È perché nessuno mi riconosce. Signore, la cosa importante siamo tu ed io in questo momento. Ci sei tu e ci siamo noi, Signore. E tu sei qui al nostro fianco e desideri da ognuno di noi una risposta sincera. Perché sei qui questa mattina? Quanto sei serio nel volermi servire, nel volermi conoscere? Quanto veramente desideri che io entri nella tua vita e la stravolga? Forse, Signore, ci siamo abituati così tanto alla nostra vita che in fondo ci va anche bene così. Io mi chiedo, Signore, che cosa di glorioso tu faresti nelle nostre vite se solo ne avessi la possibilità. Che cosa di glorioso potresti fare nella nostra Chiesa attraverso ogni singolo membro, Signore, se solo te ne dessimo la possibilità, se solo ti permettessimo di cambiarci, se solo fossimo disposti, Signore, ad assumerci le responsabilità di questo cambiamento.
Signore, aiutaci ad essere sinceri, perché verrà il momento in cui ci chiederai conto e ci dirai: ti ho dato tutti gli strumenti, avevi tutto quello che era necessario per poter vivere nella gloria e nella benedizione, ma hai scelto di accontentarti di quello che avevi, hai scelto di vivere senza responsabilità. Signore, perdonaci. Signore, abbi pietà della nostra vita questa mattina, come sei stato compassionevole con quell'infermo, Signore. Vogliamo dire: il Signore è la mia parte, perciò io spererò in Lui. Signore, è in Te la nostra speranza, non è nelle persone che ci circondano, ma certo vogliamo imparare ad amarci come Tu ci ami. Certo vogliamo imparare ad essere di benedizione l'uno per l'altro, come Tu ci chiami a fare. Certo vogliamo esortarci l'uno con l'altro e non essere invece di ostacolo l'uno per l'altro. Signore, ma vogliamo essere seri, perché ci aspettiamo che Tu lo sia con noi. E come possiamo pretendere che Tu sia fedele alla Tua parola, che Tu sia serio nel mettere in pratica quello che leggiamo, quando noi stessi non siamo disposti, Signore, a fare le cose, Signore, in maniera seria con Te, Signore. Abbi pietà della nostra vita, Signore. Scuotici attraverso la Tua parola, Signore, affinché possiamo veramente prendere una decisione, Signore. E grazie per il Tuo amore, nel nome di Gesù. Alleluia, Padre. Gloria a Te, Gesù. Gloria al Tuo nome, Signore. Mio Signore, mio Salvatore, mio Redentore. Alleluia. I cieli narrano la Tua grandezza, la Tua gloria, Signore. La gloria del gloria.
per sempre regnerà. Gesù, l'agnello di Dio, gli dono tutto, adoro solo Lui, alleluia, gloria al tuo nome. Vorrei che restassimo qualche minuto con gli occhi chiusi e con il cuore aperto. Ieri sera abbiamo ascoltato la testimonianza di Nicola Legrottaglie, questo giovane di Gioia del Colle, famoso come giocatore, come calciatore, che per 28 anni, pur essendo nato in chiesa e avendo ascoltato i consigli della madre, non ha voluto ascoltarli, non ha voluto metterli in pratica. E ieri pomeriggio, quando ci siamo salutati, ho visto quanto ero alto, molto più di me. Ho visto poi che è alto 189 centimetri, io ne ho 1,69, 20 centimetri in più di me. Ma non è quello che ha colpito, è la sua confessione fatta davanti a più di 400 persone nel padiglione Conza a Lugano. E facevo un confronto con quest'uomo di 38 anni, paralitico. Per 28 anni Nicola Legrottaglie era chiuso all'amore di Dio, paralitico spiritualmente parlando. Ma il Signore l'ha toccato. I consigli, le riprensioni della madre hanno avuto il sopravvento. E a un certo punto si è ritrovato davanti a Dio, così nel suo bisogno. E io meditavo, dicevo, chissà quanti qui nella nostra chiesa stanno frequentando da piccoli alla scuola domenicale, costretti dalla madre, dal padre, a venire. E oggi, questa mattina ancora, si trovano in quello stato di paralisi spirituale e non sono stati liberati. Gesù vuole incontrarti questa mattina. Non vuole incontrare soltanto quelli che sono paralitici fisicamente, vuole incontrare anche quelli che sono paralitici in modo spirituale, che non esercitano le funzioni, le attività che Dio vuole che svolgano nella Chiesa. Signore, noi ti preghiamo che possa venire un cambiamento in ogni membro della nostra comunità. Io non ho il potere di dire a nessuno: alzati, esci da questo letargo. Ma tu puoi farlo, Signore. Noi crediamo nella potenza del tuo Santo Spirito e ti preghiamo di intervenire. Grazie perché tu conosci ogni cosa di noi. Vogliamo esaminarci alla tua presenza. Grazie perché tu vuoi cambiare la nostra vita e tu ci ordini di alzarci. Gesù non ha fatto nessun gesto, non ha imposto le mani, ha detto solo una parola e il paralitico ha ubbidito, si è alzato. Signore, che possiamo alzarci tutti noi questa mattina dalla nostra condizione e accettare, Signore, quello che tu
attraverso il tuo Santo Spirito hai comunicato al nostro cuore, alla nostra coscienza. Aiutaci, Signore, a non perseverare nella nostra ribellione verso di te. Aiutaci ad ubbidire a quello che tu ci ordini. Io ti prego, Signore, per ogni bisogno presente. Grazie perché tu vuoi risolverlo. Tu ci ami, vuoi il nostro bene. Gesù è l'amico dei peccatori e noi ti ringraziamo perché questo è un titolo di gloria per Gesù. Egli è venuto per cercare quelli che erano perduti. Signore, noi vogliamo riconoscere chi tu sei. Quell'uomo non ti conosceva, ma nel tempio ha potuto sapere che era Gesù, il suo liberatore. Signore, che qui, quelli che sono qui questa mattina, che ancora non hanno una piena rivelazione di Gesù, che possano conoscerti come tu sei. Grazie, Signore, perché tu vuoi darci il vero successo, che non si trova soltanto nella carriera, nel buon lavoro, nel conseguimento delle nostre mete. Il vero successo è quello di conoscerti personalmente e di fare la tua volontà. E io ti prego questa mattina, nel nome di Gesù, che l'esperienza fatta da Nicola Ricrottaglio possa essere fatta da tutti noi questa mattina. Vogliamo conoscerti come il Signore della nostra vita. Grazie, Signore, per questa bella testimonianza che sta incoraggiando milioni di italiani che hanno letto i suoi 4 libri. Signore, grazie. Suscita anche in mezzo a noi servi, fedeli, che possano essere utilizzati da te per raggiungere altri con l'Evangelo. Ti preghiamo, Signore, per i nostri ragazzi, ti preghiamo per i nostri adolescenti, ti preghiamo per i nostri giovani, ti preghiamo per ogni membro di Chiesa. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. E amen. Signore ci benedica. Gloria a Dio. Oggi avremo la gioia di stare insieme nell'agape, qui la giornata è bella e possiamo approfittare. Signore ci benedica. Amen. E vi ricordo il programma mensile, anche il bel CD che è stato appena prodotto dal